E sul palco di DJ Fox Radio Station, oggi Nira Anastasia Tribute. Diamo il benvenuto a Serena. Ciao Serena. Ciao ragazzi. Ciao, grazie per aver accettato l'invito. Serena, quando è nata la tua passione? Quando tu e gli altri musicisti, insomma, avete deciso di organizzarvi in questo tributo, che è uno dei pochissimi, no? È nata un po' per caso. Io mi sono trovata una sera in una jam session tra amici in un locale e ho provato a cantare uno dei suoi pezzi più famosi, e molti musicisti mi dicevano: perché non provi a mettere in piedi un tributo, ma provaci. Ho detto, ma io ero un po' scettica all'inizio, proprio perché nessuno l'aveva messo in piedi, mi chiedevo un po' come mai, e dopo un paio d'anni mi hanno convinta e allora ho detto va bene, dai, mettiamo in piedi questa band, proviamo, vediamo come va. E a quanto pare mi sta dando ottimi risultati, sono contentissima e niente, andiamo avanti. Insomma, andiamo avanti così. Bene, poi parleremo anche delle tue attività live, dove i nostri amici all'ascolto possono vederti, vari canali social, ma quello dopo. Cosa ti piace, Serena, di Anastasia, di quest'artista? Ma in primis mi colpisce il suo sound, proprio il fatto che Anastasia non canta solo un genere musicale, ma ne fa tre in un concerto unico. Infatti fa soul, rock e pop, per questo lei ha inventato lo sprock, che è proprio un suo genere musicale, l'ha chiamato proprio sprock. Non lo sapevo. E poi sì, è una cosa particolare. Poi a me piace moltissimo proprio lei come persona, perché è semplicissima, umile, è una persona comune, e ho avuto il piacere anche di, nel 2018 tra l'altro, di stringergli la mano, quindi posso confermare questa sua umiltà, questa sua semplicità, ed è proprio una bella persona. E tu come cerchi di trasmettere al pubblico che viene a ascoltarti, a vederti, l'originalità, il carisma, la forza quindi di Anastasia? Come fai? Ma in realtà io dico sempre che sono l'Anastasia tarocca, non quella originale, quindi di Anastasia ce n'è una. Io cerco di riprodurre nel miglior modo possibile i suoi brani, ma alla fine sul palco sono soltanto me stessa. Cerco, forse sarà strano, ma cerco di non imitarla, di cantare come Serena e meno come Anastasia. Secondo me questa è una chiave vincente, ecco, per trasmettere un po' la passione, per trasmettere un po' il suo genere e tutto quello che fa. Infatti durante il nostro spettacolo noi abbiamo fatto delle versioni dei brani di Anastasia riarrangiati da noi, e in chiave acustica col caon, proprio per dare una nostra reinterpretazione. Se Anastasia non lo fa, ha detto ma sì, noi proviamo, piace alla gente, proprio perché abbiamo uno spettacolo molto vario, sia dall'hard rock, sia dal funk, dal soul, ma anche in acustico, diciamo, quindi riusciamo a ricoprire un po' tutti i target. Bene, a livello invece estetico, a livello di abbigliamento, cerchi in qualche modo di... Ho visto dei video, c'è comunque una somiglianza, anche quella magari ti viene naturale o c'è una ricerca? Ma allora, ho iniziato a cercare di assomigliarmi un pochettino di più da quando mi ha autografato la giacca rossa che utilizzo tutti live, quindi da lì ho iniziato un pochettino a cercare il suo stile, il suo abbigliamento, però già comunque andavo in giro così normalmente, quindi c'era un già. Look, sì, è un look molto semplice, a fine jeans con... Certo. Una canottiera e una giacca di pelle, è molto country lei come stile, quindi a me piace molto il cuoio, gli stivali, quindi non è niente di così elaborato, ecco. Certo, ci andiamo ad ascoltare il suo primo grande successo, ovviamente cantato da te, quindi Nira Anastasia Tribute, ovviamente I'm Out of Love. Noi poi continueremo a chiacchierare con te, Serena, e intanto ci ascoltiamo questo pezzo, I'm Out of Love. Turn up, I need to make a bow. But every time you just let me down. Come on, be a man, a battery. You serve it up, truth and truth and working and power. Right, tell me your name, so that you know I've been around you to let you go. Ancora con Serena del tributo ad Anastasia, quindi Nira
Anastasia Tribute. E Serena, dove ti possiamo venire a trovare a livello social, internet? Dacci delle coordinate. Ci trovate su Facebook come Nira Anastasia Tribute e su Instagram uguale come Nira underscore Anastasia Tribute. Bene. E su YouTube trovate alcuni nostri video citando sempre Nira Anastasia Tribute. Ci sono qualche video live di nostri concerti per i più curiosi. Certo, per prepararsi poi a venirti a vedere, a venirvi ad ascoltare live. Mi dicevi anche un altro riferimento, perché tu sei anche vocal coach? Spiegaci. Io sì, sono anche vocal coach e mi trovate sul mio sito praticamente, che è www.cantopro.it, e anche sul mio sito cito il tributo ad Anastasia, perché alla fine tutto ciò che insegno metto in pratica durante i concerti, si può dire. E allora ho pensato di unire bene le due cose. Bene, ma c'è qualcuna, qualche allieva che canta Anastasia e si cimenta? Allora, sì, sto iniziando ad avere tante richieste, come ragazzine giovani, anche ragazze dai 30 anni in su, che mi piacerebbe avere la voce un pochettino più potente, più presente, ecco, una voce un pochettino più calda, e mi chiedono tutte appunto come faccio a fare Anastasia a livello tecnico. E io sono contentissima, perché è il mio pane, e allora penso, sto facendo davvero bene il mio lavoro sia come insegnante che come cantante. Per me è fondamentale dare il giusto esempio nei live, per me è proprio fondamentale. Nira, l'ho detto bene, Nira Anastasia Tribute, quindi il tributo Anastasia, e ti chiedo di annunciare Ted Medusa. Vai Serena. Direttamente dal vivo, in un live tenuto un mesetto fa circa a Paderno Dugnano. A pay my dues. Pay my dues, grazie, ciao. Grazie a voi, ciao.